prima, la mano sul petto. Fa male il braccio. Spingi col corpo. Spingi, spingi, ok? Spingi, spingi. Ok, questa lui vince perché è più forte. Ok? Poi mettete un dito qua. Vai. Ma spingi. Ok, stacca tutto la potenza. Semplicemente toccando un punto di pressione. Vado un attimo, quindi devo mettere insieme le cose. Adesso voglio provare una cosa col petto. Fatelo piano, dovete però sentire un po' di soffrimento. Vado a vedere se i punti di pressione funzionano o no. Ok? Per sicurezza, colpiamo con il palmo, la parte mobile, così non andiamo a far male. Anche se serve una tecnica da fare col pugno. Però voglio che un po' vi tocchiate, non troppo forte, siamo qua nel massimo rispetto. Se vi gira la testa mi chiamate, vi sistemo, poi vi spiego anche come si fa. Ok? Mettiamo insieme i due punti. Ok? Abbiamo stomaco 9 e il nervo mentale. Non colpite per favore con le nocche, ok? Se no va giù. Col palmo lo stesso dovete avere un po' di effetto. Se lui adesso, un altro principio, è stabile, ok? E vado semplicemente col palmo, chiudete sempre i denti per sicurezza, non fate male, non volete la lingua, ok? Colpisco semplicemente verso il basso, ok? Dà fastidio ma non troppo. Perché lui è perfettamente in equilibrio, quindi è stabile. Come lo sposto fuori equilibrio, vado sul punto di pressione, aumenta, ok? L'effetto. Adesso voglio che staccate un po' della sua resistenza, probabilmente sul stomaco 9. Con questa mano entro dentro, vado verso il basso, ok? Come lui cede sulle gambe. Andate là. Com'è? Guardate gli occhi. Ok? Provate con questa forza, non di più.